cos'è Torino per Giovanni Arpino? Beh, Torino è una capitale che nasce dal presente ed è scatenata verso il futuro. Che ne pensino quelli che ritengono che Torino sia una città vecchia? Questa Torino che non si muove, allora è un luogo comune? No, ma Torino si è sempre mossa anche troppo, solo che è di alcuni passi in avanti. È una città che probabilmente avrà un avvenire robotico, ma non è detto che i robot non siano meglio dei sonetti sentimentali di una certa nostalgia vetero-piemontese. Uno scrittore come Arpino, come ha visto cambiare Torino in questi anni? L'ho vista cambiare tante volte. Torino è rinata da se stessa almeno 5-6 volte negli ultimi 30 anni, dimostrando una vitalità molto importante, non dal punto di vista politico purtroppo, ma dal punto di vista della risposta della gente agli incentivi di lavoro, alla sfida tecnologica che qui è fondamentale. E quindi creando anche delle osmosi popolari che hanno avuto un peso notevole. Torino magari sarà poco italiano, qualcuno dice che è poco italiano, però ha sempre fatto il portabandiera di una certa Italia e questo è molto importante. Si vede perché Torino debba avere non una vita culturale, no? Che del resto ha, magari spezzettata, piccola, ma anche singolare, ma delle vanità, mondanità culturali. I salotti fanno cultura, no, ricevono la cultura, la ricevono, la ospitano, gli offrono un gelato e la cacciano via. Qui questo non succede, questa è una città seria, può dare fastidio, ma è una città seria, è una città dove uno dei più grandi designer italiani ha detto, secondo me è una frase straordinaria, è una città dove non puoi barare perché ti scoprono subito. Ma allora perché Torino non gode di un'immagine smagliante? È un po' una città di basso profilo? No, non accetto assolutamente questa definizione. Torino è una città diversa rispetto alla mediterraneità dell'Italia. Forse ha commesso una colpa molto grave, è stata la prima capitale d'Italia. Probabilmente non capiva che bisognava essere l'ultima.